Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 12ª puntata della STA. Oggi siamo qui con Samuele, muoviti! Samuele, ciao a tutti. Buon esame, ciao a tutti. Allora, stiamo concimando i campi, siamo in concimatura campi. Ma me l'ha preso la linea al terreno, sì. Com'è che si... Eh? Sì, ma sulla trebbia non l'ha comprata. Ma Harry, ma mi do fare però. Ah, tu voglio vedi. Io che gli dico? Oh scemo, c'è il capi di 500 metri con la trebbia. Questa palla, ragazzi, non ci sta più nel silos. Non ci sta più dentro. Ho 40. Che è? Non ci sta più dentro. Appunto. Ma tu cosa capisci? Non ci sta più dentro è un modo di dire. Che dici? Sterziamo o no? È un modo di dire, sterziamo o no? È un modo di dire, come per dire. Quando dici che uno non ci sta più dentro, è come per dire che è fuso, no? Lo so, però in italiano. Cioè, si potrebbe far intendere. Bestemmio di notte. Che devo sammendarci sul gambo? Eh? Che dove siamo andati sul campo? Largo via Brombei. Mettici i semi. Ma io Simo lo ammazzo. Noi altri bisogna via te. No, ma c'è. Ci vorrei. Ci terrei a ci vorrebbe un'amica. Come si sone? Eh? Come si sone? Ma cos'è? Non ho capito, ci vorrebbe. Non è che mi ha chiesto Daniele vuoi tre. Non ho capito, Daniele, comincia da capo. Comincia da capo. Porca madontro. Ci vorrebbe poi. Allora, ho detto, da notare come Samuè, quando sono boccato, mica mi ha chiesto Daniele. Mica ti ha chiesto Daniele. Mica mi ha chiesto Daniele. Mica ti ha chiesto Daniele poi. Mica mi ha chiesto se volevo 3BA. Te l'ha messo a fare e basta. E scine! I campi non è di me. I campi non è di me. E i campi non è di sua. Allora 122.000 euro. Pendere. 122.000 euro. Pendere. Pendere. Posso spendere? Sì, con le faccette devi spendi. Grazie a Eli Carselli e Sabbia andrò a farmi. Di che succede? Vedi un po' tu. In teoria tu non puoi fare. Infatti non puoi fare niente. Puoi solo vedere che ce l'abbiamo i soldi. Non ci puoi fare niente. No, che... porca puttana, che devo sementare? Quello che... cosa hai sementato? Ho grano. Grano? Beh, se ci ripassi sopra lo risementa? Sì, sì. Allora fai una cosa che non fa paglia, la tua scelta. Fai sì, la soia. Codina, che laggata. La trebbia. Ma perché sta commettendo l'operai, porca troia? Non mi pista il campo. Volete mettere la cozza? No, mettiamo la soia, dai. Eh? È la cozza? Dove ma va sta... bene uguale, dove... va bene tutto. Samu, prima dovevi esserci. Io e Daniele stavamo giocando a Fortnite. A un certo punto, a me la connessione ultimamente mi dà un problema che... praticamente, io vedo il gioco che si aggiorna senza laggare. Posso fare tutto al 100%, tranne che, vabbè, interagire col mondo di Fortnite, perché non mi si carica. Però posso spostarmi, posso andare a destra, a sinistra, posso vedere gli altri che combattono. Però ho upload zero, praticamente zero, non mi sento. Daniele non mi sente che parlo, non mi viene anche i messaggi via WhatsApp. E quindi non... i miei dati non si caricano, però io ricevo i dati. Prima stavamo... è presente il boschetto, quello vicino a Lande Letali? Sì. Stavamo... vabbè, comunque, stavamo lì. E... vedo arrivare un team. Cioè, vedo che c'è un team davanti a noi. Daniele non mi sente, non mi può sentire. E lui era un pelo distante da me, cioè non l'aveva visti. Io lì per un attimo che dico, che faccio, che faccio, non so ciò che fa. Allora prendo il telefono, chiamo Daniele. Dico, Daniele, c'è la gente.
Severo ma giusto. Lì c'è un po' di paglia. E la trincia. Cioè passaci su. Galla. Non c'ho più posto, non so cosa farmene. Daniele, non cominciamo a fa un matto, ecco. A fra che? La paglia. Ma ha senso. Se è possibile. Beccate la curva, io! Sì, sì, ti becco le faccette. La rompo? Che te rompi pure tu? Da Trebbi è che ti rompe? Che non hai più spazio? No, non è. Almeno con Cima. Non è vero. Non c'è troppo stronzo. No, lascia lì, falla qua. E sta con la gara invece. Ah, io mi ero dimenticato che c'ho da raccogliere l'erba volendo. Buon esame, ma non lasciate fare l'erba. Io devo alzare anche il coso davanti quando. Cioè, ho abbassato il coso davanti, mi sa che no. Quando hai la simmetrica abbassata, dovresti abbassare in teoria. Quando l'hai alzata, lo devi alzare per controbilanciare. Ma ogni tanto pare che si spegne sta trebbia. Sono i sound di Farming 19, quando arrivano al massimo si buggano. Cioè proprio va per inerzia. E va già bene che c'è l'inerzia, sennò non andrebbe neanche per con quella. Che pare, io devo lo inerdo. Daniele, quale farm ti piace di più tra tutte? Quella azzurra, quella blu o quella gialla? Che poi è verde. Sulla mappa vedi i colori. Io non vedo i colori sulla mappa. Prendi la mappa, fai ESC, fai X e la vedi. Secondo te quale ti sembra la migliore? Allora. Cioè quella più grande, strutturata meglio che te faccio io. Cosa devo fare? Fai ESC, X e vedi i colori. A meno che non tu sia daltonico. Vedi i colori. Vedi che c'è verde, azzurro e. Cioè azzurro, verde e blu. Sì. Blu sì, è tutto sulla destra, blu. Azzurro è mediamente. Sì. Mediamente. Ma chi è quello che ha il verde che ha i campi in colori? E indovina un po'. È Danny. No. È il Cimo! Costava poco, costava. Che Cimo ti dice? Invece compra un campo. Cimo è andato a prendere i campi. Invece compra un campo proprio grande. Cioè, grande come quelli due. E spende lo stesso prezzo. No, non so, capito. Va bene. Daniele, devi sapere che Cimo ha comprato la farm. Là dove c'è H4, no? Dove c'è il campo 26 sulla destra, sulla sinistra. E insieme gli hanno regalato anche il campo 1. Cioè tipo erano collegati. Se compravi di là ti comprava anche il campo 1. Quindi gli hanno dato il campo che da una parte e la farm dall'altra. Questo che fa il campo a strisce. Degli strisce un zippo. Sì, ma io quando lo finisco sto campo? Immagina. Infatti toccherebbe a Simo. Ma io da una medrebbia esce. Ma sei asa? Eh? No, non è altro livellante. Daniele, ti piace la farm H2? Aspetta, devo io vedere. In alto a destra. H2. In alto. E dove sta l'H2? In alto a destra, Daniele. H1, H2, l'H3 non c'è. Ah. No, l'H3 è qua. Sta sul campo 6. Daniele è forte. Ma non c'è sta l'UJ! Come no? In alto a destra, Daniele, vai! Apri la mappa e guarda in alto a destra! Ma non c'è sta! Ma tu c'è il tuo foto! In alto a destra, quello è in centro a destra, devi guardare sotto lo ping! Ci stuso! Ah, porca madonna! La mia idea era di prendere quella farm. È bello che la strada che ti ci porta è tutti i tornanti di terra fatta.
stramale. Tipo. Giusto. Però è noro. Daniele, Daniele. Guarda sul gruppo. Guarda. Sul gruppo. Non ci sarà Simo che ha scritto. Che ha scritto. No, no, no. Perché avevo invadito Giacomo? Ma chi l'hai mandato? Come fa un grilla. Ci comandano premoli. Sulla Y. No, c'è il rimane sotto la botta. Questo è pure, eh? No. No, 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 non gli arriva le foto perché c'ha il telefono da caro miscelatore. Io avevo fatto anche la screen a una sua storia che aveva messo su WhatsApp. Se mi scrivete tra le 1 e mezzanotte 30 non mi va perché ho il telefono bloccato. Tipo un affare così aveva scritto. Ora guarda anche se lo ritrovo. Aveva scritto il in trend, cinese. Il trend non è una scherza. Certo. Ma no, mi serve un trattore con tanti cavalli e per... Che ce devi fare? Ce devo fare fino a giù. Importante che potente. Infatti. Potente è il motto danno, importante che potente. Poco lo forte da allora e stai indicando di fare i cambi di Simo in Colonia. Allora, questa è una delle tante. Averto due spazi. Non chiamatemi e non mandate messaggi vocali. Mi è caduto il telefono nell'acqua. Nel acqua. Nel scritto NEL acqua. Ed è uno dei tanti. Poi adesso aspetta che guarda se ne trovo un altro. Dove si trova una cartella? Daniela, ti piace come tu mia? No. È molto intero. A me piace un mio mezzo. Mi tu mia. Non c'è manco uno su Farming. C'è una foto di Samu. La differenza è che tu ce li hai su Farming. E io ce li hai nella realtà. Io pure parte, io d'inghio, Sì, contrattore scrauso di 85 miliardi e mezzo di anni. Ha fatto la guerra del 15-18. Ma che 15-18? Sarà del... quella del... Quella del 38-45, infatti. Di che anno è, Samuele? Mi sono crestato questo cancro di tre... In teoria è DL dell'anno 2000, una cosa del genere. Hai un problema grosso. Corbo, senti, sì, da un cristallo, ma mi che... si era finito il timone sotto la trebbia. Il timone sotto la trebbia? È gene. Quale timone? È da... Cheat and 8... Cheat fend 8 e 20 col timone. Then. Non trovo più quella storia che ti dicevo. Il suo GPS. Di prevolo. Ma dai, ti ricordi che sei in puntata? Certo che me lo ricordo. Ah, questo. È che laggo tanto che... Chi io faccio a fa? Non sa ciò che fa. Eccola, eccola, eccola. Se non mi arrivano i messaggi da 00 e 30 alla 1, due spazi, è perché formato il telefono. Ma veramente. Ma come fai a fare ste robe pure lui? Ma avrà a scuola, gli avrà insegnato. Il gestionario non legge una CCR. Eh? Se faccio il concessionario non legge una trebbia. Ma non devi farlo per forza, né? Puoi scappare, cioè puoi fare dell'altro. Vai tra. Tanto ecco. Ma comunque le pure inviate ci. Sì. Poi per mezz'ora morirà qualcuno se non gli arrivano messaggi. Il telefono. Formato il telefono. Dai, è una paia da raccogliere. E non c'è anche un posto da mettere. E fa il mucchio a bordo campo, no?
Sì, così è meglio. Detto questo, ragazzi, farò il murgio, il mucchio a bordo, a bordo campo. Io vi ringrazio insieme per la visione da Dan. 100.000 yeti. Buon esame. Telefono è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.